Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a fare una nuova challenge che mi ha suggerito una ragazza, Giorgia. Ciao amo. E quando ho letto la sua idea mi sono detta no vabbè, facciamolo subito. Perché non ci ho pensato prima, raga? Questa cosa è geniale. Probabilmente me ne pentirò, come sempre, ma secondo me non proprio del tutto, eh. Cioè magari alcune cose sì, altre no, staremo a vedere. Ma di cosa sto parlando? Che challenge sarà mai? Ora ve lo svelo. Oggi mi sfiderò a mangiare per 24 ore solo cibo blasfemo. Sì, dai, insomma, tutte quelle ricette americane che puntualmente fanno venire un infarto un italiano quando le vede. Ci stiamo capendo, no? State intuendo cosa sto dicendo? Anche perché io letteralmente quelle porcate le adoro. Ogni volta che ne vedo una mi viene voglia di provarla. Primo perché non sono assolutamente una di quelle italiane super patriottiche che difendono la tradizione. Non me ne frega niente, raga, non me ne frega niente. L'Italia non è il boss mondiale della cultura culinaria. Esistono altre cucine al di fuori della nostra che sono anche buone, incredibile, giuro. Anzi, io in primis sono sempre stata super curiosa nei confronti dei nuovi sapori, delle altre tradizioni culinarie. Cioè io nella vita vorrei provare veramente qualsiasi cosa, qualsiasi sapore. L'importante è che sia vegano. Ma soprattutto adoro tantissimo vedere gli italiani incazzati che si sfogano con rabbia nei commenti sotto queste ricette, che ci sta, ogni tanto lasciano anche me un po' perplessa. Però voglio dire, rilassiamoci, mamma mia che pesantezza. Se lo devono mangiare loro, non voi. In questo caso invece me lo mangio pure io perché sono masochista, ma vabbè. E poi tra l'altro la maggior parte di quei commenti sono sempre scritti in un italiano incomprensibile, però loro difendono la tradizione italiana, mi raccomando. Vabbè, mi fermo qui, sennò vado avanti a fare polemica per mezz'ora. Partiamo dalla colazione. E per colazione voglio provare un abbinamento che mi ha sempre lasciato un po' perplessa quando lo vedevo, ma allo stesso tempo mi incuriosiva. Di cosa sto parlando? Venite che vi faccio vedere. E tatan! Abbiamo del bacon, nel mio caso ovviamente vegano, e andremo a metterci dello sciroppo d'acero. Ebbene sì, inondati proprio. E poi ovviamente non può mancare il caffè americano. Li sentite gli italiani che gridano e urlano di disperazione? Vi dico già che il mio bacon vegano l'ho fatto con del tofu affumicato, quello di Lidl della settimana vegana, e c'è un profumino niente male. Però dobbiamo vedere se questo abbinamento con lo sciroppo d'acero funziona oppure no. Ho notato che gli americani piace tantissimo abbinare cose dolci con cose salate. Fanno anche le donut al bacon, i milkshake al bacon, cose del genere. Ma chi siamo noi per giudicare? Andiamo a provare questa meraviglia che sta proprio gocciolando da quanto sciroppo d'acero ho messo e vediamo com'è. Buona colazione! Vi devo dire, raga, questa cosa ha senso ed è anche buona. Cioè no, aspetta, fermi. Vi giuro, ci sta un botto. Mi ricorda un po' l'abbinamento formaggi-miele, che è una cosa che quando ero onnivora amavo tantissimo. Proprio un abbinamento che mi faceva volare. In generale i formaggi abbinati a qualcosa di dolce mi piaceva, ma soprattutto con il miele per me erano top. Ecco, questa cosa mi ricorda quello. Quindi anche noi italiani in realtà non è che facciamo delle cose così tanto distanti da questa, eh. Sempre pronti a criticare gli altri, ma in realtà anche noi alla fine lo abbiniamo il dolce e il salato. Raga, è buono, eh. Che vi devo dire? Ci sta un sacco. Ma poi anche il fatto che questo tofu sia affumicato rende il tutto ancora più buono. Cioè secondo me si sposa il tutto ancora meglio. Provatelo, fidatevi, vi stupirà, ve lo giuro. Beviamoci anche il nostro caffè americano che ho riempito fino all'orlo. Cioè la probabilità che farò un casino è altissima. Speriamo solo non scotti troppo. Oh sì, l'unico caffè che secondo me ha senso di esistere. L'ho detto. Lo sapete, l'espresso, il caffè italiano a me proprio no, non ce la posso fare, terribile. Ma così mi piace da morire. Vabbè, qui me lo aspettavo perché lo bevo sempre il caffè americano, altrimenti non avrei nemmeno la macchinetta per farlo in casa. Quindi colazione super approvata. Questo bacon vegano con lo sciroppo d'acero me lo sto scassando, cioè è troppo buono. Quindi ora mi finisco il tutto. Grazie Amit per il casino che stai facendo in sottofondo con il tuo giochino. Ti amo anch'io. E ci vediamo dopo con il pranzo. Aiuto. Dico solo questo, aiuto. E ahimè, è giunto il momento del pranzo. Per pranzo andrò a mangiare la cosa più blasfema in assoluto. Io penso che veramente una cosa peggiore di questa non esista. Ce ne sono poche che possono competere allo stesso livello di questa cosa. Perché raga, sto per andare a prepararmi gli spaghetti con il ketchup, sì. E per quanto io possa essere temeraria, impavida, curiosa di nuovi sapori, questi spaghetti col ketchup onestamente magari li eviterei, però siamo nella challenge, che faccio, non li inserisco? Mi sembra doveroso, ragazzi. E per essere ancora più blasfema non aspetterò che l'acqua bolla e farò anche questa cosa: spezzo in due
Voilà, sono partiti ovunque i miei spaghetti. Hanno fatto lo stesso rumore del nostro cuore che si frantuma. E vi dirò di più, non rispetterò i tempi di cottura di questa pasta, che sono 7 minuti, ma la farò scuocere tantissimo. La lascerò cuocere tipo per 14 minuti, facciamo il doppio, raga. Da vera americana, giustamente. Ed eccoci qui, letteralmente gomma. Non oso immaginare che consistenza abbia questa pasta dopo averla fatta cuocere per il doppio del tempo. Ma arriviamo alla parte che sto cercando di evitare in tutti i modi, ma ormai ci siamo, non posso più scappare. Eccolo qui, lui, il nostro amico ketchup, e andiamo! Siamo pronti? Io no, ma devo farlo per la challenge. 3, 2, 1... E lo stiamo facendo, lo stiamo facendo. Abbondiamo, mi raccomando. Una bella mescolatina ed è pronta. Mmm, yummy. Insomma, siamo qui, no? Dobbiamo affrontare questa cosa. In realtà io penso di averla già mangiata una volta, la pasta col ketchup, a mia insaputa. Ora proverò a vedere se mangiando questo ho tipo un flashback a quel momento della mia vita. E in caso avrò la conferma che effettivamente quella era pasta col ketchup. Poi vi racconto. Andiamo però all'assaggio, perché prima lo faccio e prima lo finisco. Buon appetito, non so quanto sarà buono. L'odore è terribile, veramente terribile. Ma non partiamo prevenuti, vai, assaggia. No. No, 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 non deve esistere, assolutamente. Qui non è una questione di gusti, può piacere, può non piacere, qui ti vuoi far del male. Se ti mangi questa cosa vuoi farti del male, non c'è altra spiegazione, è terribile, raga. È seriamente terribile, eppure a me il ketchup piace tantissimo. Lo metto sulla pizza e mi piace, lo metto nei panini e mi piace, ma sulla pasta così per me è proprio un no, raga. Ma un po' me lo aspettavo. Però questo è il mio pranzo e quindi me lo mangio. Tra l'altro credo che sì, quella cosa che mangiai anni fa era proprio pasta col ketchup. Mi trovavo a Barcellona, in gita con la scuola, e praticamente la cena ce l'avevamo compresa con l'hotel. Per quanto si mangi benissimo a Barcellona, perché veramente il cibo spagnolo è wow, in quell'hotel veramente abbiamo mangiato delle cose terribili, sembrava una mensa scolastica, veramente ho solo brutti ricordi di quel cibo in quell'hotel. Infatti a pranzo mangiavamo sempre bene perché mangiavamo fuori. La cena invece era sempre un inferno. Praticamente si svolgeva con un buffet. Prendevi il tuo piatto, te lo riempivi con quello che volevi e via. Il problema era che veramente le portate non cambiavano mai. Era sempre la stessa roba per una settimana, dannazione. E io questo ricordo vivido, un trauma più che un ricordo, di me che mi avvicino col mio piatto in questa bellissima teglia enorme di spaghetti al pomodoro, pensavo. Prendo la mia porzione e la porto al tavolo. Quando mangio il primo boccone, raga, sono rimasta tipo: che cos'è questa roba? E infatti avevo detto: ma ci hanno messo il ketchup invece del pomodoro? No, dai, non può essere. E invece sì, raga, mi sa che proprio era successo quello, perché il sapore era così terribile, veramente terribile. Quindi pranzo bocciatissimo. Il sapore è talmente terribile che quasi non stavo facendo caso alla consistenza degli spaghetti, raga, stracotti. Ma in questo momento è il problema minore, ve lo giuro. Io cercherò comunque di finirlo, perché non si butta via niente. Ci vediamo dopo con la merenda. E siamo giunti al momento della merenda. Voglio andare a provare una cosa, l'ennesimo abbinamento strano, che la prima volta che l'ho visto fare a qualcuno sono rimasta tipo: cosa sto vedendo? E all'inizio ho anche pensato: boh, vabbè, sarà questa persona che ha dei gusti un po' strani, gli piace mangiare questa cosa, va bene. Invece poi ho scoperto che è proprio una prassi in America a mangiare questa cosa, questo abbinamento, ecco. E chi sono io per giudicare? Quindi siamo qui a provare questa combo. Per merenda mangerò le patatine fritte pucciate nel gelato. In questo caso ho un gelato vegano al gusto brownie, che rende il tutto ancora più americano. Sì, avete capito bene, loro fanno questa cosa, vanno tipo al McDonald's, prendono le patatine, prendono il gelato o anche il milkshake e usano questo come salsa. Perché usare il ketchup o la maionese quando puoi usare il gelato? Comunque vedo che sempre utilizzano o un gelato al cioccolato o un gelato alla vaniglia, comunque gelati alle creme, non alla frutta, e questo dovrebbe essere proprio perfetto. L'ho lasciato un pochino fuori in modo tale che si scongelasse, non del tutto ma almeno un pitino in sì, perché sennò come facevo, ecco, deve diventare proprio una salsina. Previsione: secondo me non sarà malissimo. Sì, lo sto dicendo, perché alla fine a me da ragazzina piaceva mangiare le patatine con la Nutella, intendo proprio le patatine del sacchetto, quindi questo perché dovrebbe essere tanto diverso, no? E lo so che anche voi lo facevate, quindi non mentite. Ok, ci siamo, la nostra merenda è pronta, andiamo ad assaggiare. Non sto capendo, onestamente. Ci riprovo. Vi giuro, non riesco a capire se la cosa mi piaccia o se invece mi disgusta. Non capisco. È una cosa troppo strana.
Forse quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che le patatine siano calde e il gelato freddo. Forse è questo che mi lascia un po' così, no? Però l'abbinamento in sé non è proprio malissimo. Ma neanche super wow, cioè la colazione era decisamente meglio. Dai, gli do un voto 6. Non è male, non è male. Vedete che tutto sommato sti americani non sono del tutto pazzi? Che sotto sotto ogni tanto hanno ragione? Finisco la mia merenda e ci vediamo con l'ultimo pasto, che secondo me potreste intuire cosa sarà, perché ci manca solo quella cosa. E senza quella cosa non sarebbe una challenge 24 ore solo cibo blasfemo. Ci vediamo tra poco. E siamo giunti alla cena, signori. Io lo so che voi lo sapete, io lo so che voi già state immaginando di cosa si tratta. Venite con me che vi faccio vedere cosa mangio per cena. Ed eccola qui, Miss Pizza con l'ananas. Non potevamo fare questa challenge senza la pizza con l'ananas, dai raga, palese che fosse lei. Io già vi avviso che sono un amante della pizza con l'ananas, secondo me è proprio la regina delle pizze. No, non sto scherzando, proprio perché per mia fortuna non sono mai stata una di quelle persone che parte a puntare il dito soltanto perché oddio la tradizione italiana. Io l'avevo provata e me ne sono innamorata, quindi io so già che questa sarà una bomba. Inoltre ho dovuto farla io in casa perché non trovavo una pizzeria che facesse la pizza con l'ananas, chissà perché. E soprattutto di pizzeria aperta a Torino ad agosto ce ne sono forse due a dir tanto. Però che ce frega, anzi, fatta in casa è ancora più buona. Ho messo una base di passata di pomodoro, della mozzarella vegana e il nostro ananas fresco, che è la prima volta tra l'altro che uso l'ananas fresco sulla pizza con l'ananas, perché ho sempre usato quello sciroppato e già così mi piaceva, quindi figuriamoci. Non vedo l'ora di provarla, quindi mangiamo. Oh mio Dio, sì! Ogni volta che la mangio mi piace sempre di più. È assurdo, è troppo buona, raga. Veramente provatela, cavolo. Sicuramente non è un gusto per tutti perché è particolare, quello sì, però cavolo, ci sta. E vi dirò di più. Forse la preferisco con l'ananas sciroppato, sì. Sapete perché? Perché è troppo acidulo e già c'è il pomodoro sotto che è un po' acidulo di suo. Con l'ananas altrettanto acidulo, magari se avessi trovato un ananas fresco più dolce, già meglio. Però questo è veramente tanto acido. Mentre quello sciroppato è proprio bello dolce, c'è il mega contrasto che ci sta da Dio. Però è buono anche così, assolutamente. Stra stra buona. Abbiamo concluso alla grande. Quindi raga, questa challenge è andata molto meglio di quanto immaginassi e sono veramente contenta di ciò, perché ancora una volta va a provare il fatto che non ha senso giudicare un cibo così, tanto per, perché ormai va di moda, no? Insultare qualsiasi americano che prova a fare qualsiasi tipo di ricetta. Provatela e magari scoprirete che vi piace, ma anche se non vi dovesse piacere, a me semplicemente dite, ma a me non piace, non so, io non lo mangerei, ma lasciate liberi gli altri di mangiare quel cavolo che vogliono. Ah, e non usate la scusa del difetto. Prendo la tradizione italiana solo per poter insultare gli altri. Vi vedo che lo fate. Boh raga, quindi giunti a questo punto del video scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, facciamo hashtag dolce salato, perché da questa challenge abbiamo capito che agli americani piace l'abbinamento dolce salato. Quindi sì, hashtag dolce salato, scrivetelo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa challenge, fatemi sapere se vorreste provare alcune delle cose che ho provato io oggi e se avete altre challenge da suggerirmi scrivetele qui sotto nei commenti. Io come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!